questo è disinfettante, questo è delle gambe, questo è una tachipirina, un paracetamolo, il dolore. Signora, ha deciso anche lei di donare? Certo, bisogna. Se fossi io al posto loro, cosa farei? Inizia oggi nelle farmacie Pizzini la raccolta di farmaci da portare in Ucraina. Un'idea nata in collaborazione con l'associazione Buongiorno Marghera, perché ognuno nel suo piccolo possa dare il proprio contributo. Ho deciso, appunto, assieme, poi ragionando con i miei colleghi, il direttivo, di lanciare questa iniziativa per raccogliere questi farmaci e poter aiutare sia le comunità ucraine presenti nel nostro territorio e appunto anche i cittadini ucraini nel loro territorio martoriato dalla guerra. In tutte le tre farmacie, quindi qui alle Catene, all'autostrada e ai Due Angeli, per raccogliere tutto quello che a livello di medicazioni, lacci emostatici, tutto quello che può servire per mandare in Ucraina un vero segnale dal nostro territorio. Se le persone hanno a casa qualcosa che vogliono donare a livello proprio di medicinali, di medicazione, oppure possono, insieme ai nostri operatori, ai nostri farmacisti, venire qui in farmacia, acquistarlo e metterlo direttamente in queste bellissime scatole, e poi tutte le sere verranno sigillate e partiranno per l'Ucraina. Nel sito di Buongiorno Marghera è a disposizione un elenco con i farmaci indicati. Medicazione, cerotti, garze, e pomate, tutto quello che è, diciamo, che si può vendere a banco senza il bisogno di prescrizione medica. Per cortesia, che possa mettere a disposizione di questa farmacia i farmaci, perché c'è bisogno di tutto, dalla mamma che allatta al bambino che si fa male, all'uomo che va in guerra. Quindi non c'è una discriminazione di genere, ma c'è bisogno veramente di tutto.